Lei è l'ideatrice e coordinatrice del progetto che ha dato vita alla pubblicazione di IOM Lazio, dal titolo Oncologia e Virus. Ci può parlare di come è nata questa iniziativa? Buongiorno, grazie della presentazione. Per me è un momento molto importante quello di esporvi perché è nato questo libro. Questo è un book che grazie ad IOM Lazio, che è una sezione nell'ambito dell'IOM nazionale, è nato perché abbiamo sentito l'esigenza di dar voce alle persone che sono state protagoniste, diciamo, della pandemia. A livello trasversale, nel senso partendo, diciamo, da chi dirige il traffico della sanità, fino ad arrivare a tutte le figure che in qualche modo sono importanti nell'ambito, diciamo, non solo della ricerca clinica, ma anche del percorso terapeutico. Difatti c'è un direttore medici, direttore di case farmaceutiche, fino ad arrivare alla paziente, alla singola paziente che è in qualche modo il prodotto finale di quello che è il percorso stabilito a priori. Il libro in qualche modo è una evidenza di emozioni che sono dettate dalle interviste di ogni personaggio, suddividendo in due momenti, il primo lockdown della primavera e il secondo momento del ritorno di una pandemia che tutti ovviamente sappiamo non ci aspettavamo. Perché la Lazio ha voluto dar voce a questi personaggi? Innanzitutto perché tutti possano essere a conoscenza del vissuto di ogni operatore sanitario. Se ne è parlato tanto al primo lockdown, se ne è parlato al secondo lockdown, ma noi abbiamo voluto proprio in maniera diretta, attraverso delle domande molto, molto semplici, molto pratiche, di vita quotidiana di queste persone, dar voce alle emozioni. Le emozioni sono quelle che trainano ogni singola persona, trainano la nostra professione. Spicca per esempio l'intervista al professor Facciolo, il responsabile della chirurgia toracica dell'Istituto Nazionale Tumori Legionari, nel quale in seguito ad una infezione da Covid dovuta in corso ad un intervento chirurgico ad aprile, i primi di aprile, è stato oltre 25 giorni intubato tra la vita e la morte. E vi posso assicurare, lo posso dire, diciamo, anche pubblicamente, che è cambiata la persona dopo questa esperienza. Per cui vedere ogni singola persona al di là di quello che è anche l'immagine che dà, no? Pubblica. La cosa molto importante di questo libro è che abbiamo voluto fare uno studio di medicina narrativa, ovvero estrapolare da un punto di vista anche antropologico le emozioni, dare, diciamo, dei codici a queste emozioni. Questi codici poi si esplicano attraverso delle evidenze, quindi emozione che viene poi traslata in uno scritto e che fa venire fuori quello che è il significato dell'emozione. Non sempre si è capaci di dare un nome alle emozioni e la medicina narrativa fa questo, dà un nome a un'emozione. Ognuno di noi, no? Quando vuol dire sto bene, sto bene significa tante cose. Cosa significa star bene? Cosa significa star male? Cosa significa provare un'emozione? La medicina narrativa esprime in parole ciò che noi non riusciamo ad esprimere in parole. E difatti escono poi delle parole cloud attraverso tutte queste interviste. Abbiamo voluto fare anche un confronto tra le parole cloud, no? Del primo lockdown e le parole nuvola del secondo momento autunnale. Pensavo che fossero due momenti diversi, invece vedrete dal libro come non si uniscono i due momenti, nel senso che due parole vengono fuori, paziente, virus. E si vede al secondo lockdown che viene fuori anche la parola vita. Quindi è un momento, diciamo, un po' diverso dove le persone sono più abituate, erano più abituate ovviamente rispetto al primo lockdown a vivere questo momento, ma dove comunque il senso della vita, il senso, diciamo, della paura del virus, il senso dell'essere anche pazienti, perché pensare pazienti rappresenta, diciamo, il primo momento. E diciamo che è stato ben apprezzato anche dall'AIO nazionale, tant'è che l'ha subito pubblicato sul sito nazionale, a dimostrazione di come probabilmente mancava un tassellino in quello che era tutto il lavoro fatto nell'ambito dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dove sono state fatte linee guida per quanto riguarda gli operatori sanitari e
e rivolti ovviamente ai pazienti, per esempio, una serie di pazienti dicono: possiamo fare il vaccino in corso di chemioterapia? Possiamo fare il vaccino in corso di terapia biologica, di immunoterapia? Ci sono linee guida che hanno, grazie all'IOM, che sono state stabilite in maniera tale che tutti possano essere al corrente di come svolgere sia, diciamo, il lavoro per tutti gli oncologi che anche per i pazienti, come ovviamente rispondere ai quesiti. Bene, dottoressa, parliamo di pazienti. Lei sa che l'Accademia del Paziente Esperto Pati forma pazienti nella ricerca e sviluppo dei farmaci, con l'obiettivo che essi possano partecipare attivamente a tutte le tappe della ricerca. Lei in particolare cosa ne pensa del coinvolgimento del paziente che diventa quindi esperto in ricerca e sviluppo dei farmaci? Io penso che è un'innovazione. Un'innovazione che già si sentiva un po' da qualche anno, tant'è che i comitati etici sapevano perfettamente che hanno introdotto la figura di un rappresentante di un'associazione pazienti nell'ambito proprio dei comitati etici, e questa è stata un po' una rivoluzione di qualche anno fa, a dimostrazione di come nella ricerca è fondamentale avere il feedback del paziente. Non si può prescindere da tutto ciò, anzi voi con questa domanda personalmente sfondate una porta aperta, perché io che faccio ricerca clinica da quando ero piccola, ho sempre sentito molto forte il protagonismo del paziente e della paziente nell'ambito di uno studio clinico, non solo perché partecipa ad uno studio clinico, ma proprio perché deve partecipare alla decisione terapeutica. Allora, partecipare alla decisione terapeutica, lo sappiamo perfettamente, significa firmare un consenso informato, no? Nell'ambito della ricerca clinica. Ma non è solo questo. Perché? Perché oggi, negli ultimi anni, secondo me nell'ultimo lustro, il paziente si sente un po' come protagonista, non solo della scelta terapeutica, ma protagonista di una scelta di una ricerca clinica. Io curo il tumore della mammella, vi posso assicurare che le donne con un tumore della mammella, perché è una neoplasia, per esempio, che coinvolge donne giovani, e soprattutto una neoplasia che determina una lunga sopravvivenza e la guarigione, c'è una grande volontà da parte delle pazienti, nello specifico, di voler entrare nella conoscenza a 360 gradi di ciò che fanno e di ciò che vogliono eventualmente anche fare, chiedendo anche dove possono fare un tipo di protocollo di ricerca anziché un altro. Sono proprio loro a volerti dire se c'è qualche altra chance terapeutica, che sono pronta ad andare in qualsiasi altro posto. Questa dimostrazione che c'è dietro anche una informazione, no, abbastanza profonda. E non prima dei primi di gennaio io, per esempio, ho effettuato un'intervista in diretta su Facebook nell'ambito di un'associazione di pazienti che hanno una pagina. Più che un'associazione, è un gruppo di donne metastatiche che hanno aperto una pagina su Facebook e abbiamo proprio trattato il tema della ricerca clinica oggi, perché loro me l'hanno richiesto di fare questo tipo di talk e c'erano 350 donne in diretta ad ascoltare e 6.000 visualizzazioni, a dimostrazione di come è forte il desiderio dei pazienti di conoscere. Il paziente oggi è cambiato, il paziente vuole firmare un consenso, lo vuole leggere, vuole avere la conoscenza a 360 gradi di quello che è il beneficio, il sacrificio, di quello che sono gli effetti collaterali. E ben venga, anche perché ci aiuta questo. A noi clinici ci aiuta tantissimo, perché è un lavoro, diciamo, diviso in due, no? Perché da una parte troviamo persone informate e quindi puoi anche utilizzare una terminologia un pochino anche più vicina a quello che è, no, la terminologia clinica, anche scientifica. Non in tutto, in tutti ovviamente, non per tutti, però nella maggior parte dei casi. E poi anche perché si deve condividere. È passato il tempo che il medico dall'altra parte della scrivania dettasse legge. Non è più così. Non è più così, ben venga che non sia più così. Bene, adesso una domanda sui vaccini. In quest'anno si è molto parlato di ricerca dei vaccini, della sicurezza, dell'efficacia, senza però sapere come poi vengono dimostrate dai ricercatori. Lei è d'accordo sul fatto che una migliore conoscenza delle modalità di ricerca sarebbe utile per tutti i cittadini italiani? Sì, ma io penso che questa però si stia cominciando a fare.
si sta avendo dalla scuola, quindi dalla didattica, diciamo, basale, basic, a quella un pochino più profonda, che è il dopo, no, la didattica scolastica. Sì, ma è fondamentale avere l'informazione sulla vaccinazione. Ripeto, ad esempio l'AIOM ha dato delle linee guida molto importanti su questo, proprio rivolte ai pazienti, rivolte ai clinici, ai medici, agli oncologi, per la sottospecie dei pazienti oncologici, perché sapete che oggi il paziente oncologico può essere sottoposto ad una chemioterapia, ad un trattamento oncologico, ad un'immunoterapia, ad un'ormonoterapia, quindi sono tante le scelte terapeutiche, ma un paziente può averne anche tutte. Quindi è anche abbastanza poi, diciamo, difficile andarsi a, no, incanalare in quale, nello specifico, io cittadino devo fare, cittadino e paziente devo fare il vaccino. Però io penso che si sta facendo anche perché devo dire e devo dare atto che le associazioni pazienti sono i primi a interessarsi di questo aspetto, perché sono i diretti interessati, ovviamente, no? Per cui so che si stanno producendo e pubblicando opuscoli rivolti ai pazienti, per esempio rivolti ai pazienti oncologici. Io ovviamente parlo di paziente oncologico perché io sono oncologa, ma sarebbe anche da traslare a tutti i pazienti con patologie degenerative, per esempio croniche, o patologie cardiovascolari, che sono praticamente i pazienti a vita, malati, no? Ma cronici. Però ripeto, si sta facendo. Una cosa che ritengo carina, per esempio, è fare dei video semplici, un po' a cartoon, perché è più impattante per i ragazzi. I ragazzi vogliono sapere tantissimo, eh? I ragazzi sono i primi a voler conoscere. Per i ragazzi, per le persone, un pochino meno, come dire, per gli anziani, per le persone più anziane, e per le persone che ovviamente sono meno sprintose nei confronti di Google, trovare un motore di ricerca giusto, eccetera. Quindi forse questo un po' potrebbe essere maggiormente sviluppato. Quindi, per concludere, dottoressa, quanto pensa che possa essere utile una collaborazione tra società scientifiche e Accademia del Paziente Esperto PATI? Importante. Importante nella giusta collocazione. Perché? Perché ovviamente ci sono, diciamo, delle obbligatorietà, come dire, imprescindibili di un'associazione, no, per esempio di oncologia medica o di qualsiasi altra associazione scientifica, no? Scientifica da un punto di vista sia per i medici e per le specifiche specialità che per i pazienti. Perché io dico sempre, è importante che ognuno mantenga, no, la propria circoscrizione, perché in questo modo c'è la giusta, no, collaborazione uno con l'altro. In ogni associazione, io faccio parte dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, della Società Italiana di Psico-Oncologia, dell'Associazione Italiana di Neuro-Oncologia, della Società Europea di Oncologia Medica. In tutte queste associazioni c'è la presenza di un'associazione pazienti. E ben venga un'associazione pazienti che si occupi in maniera specifica dei farmaci, dell'utilizzo dei farmaci, dell'utilizzo dei trattamenti. Quindi io penso che è questa innovazione, e questo significa cominciare ad essere anche in una collocazione, parlo dei pazienti, un po' alla pari con quello che è il tragitto anche di una progettualità di una grande associazione italiana che possa essere di qualsiasi specialità. Dottoressa, grazie per il suo tempo, grazie, buon lavoro. Grazie e complimenti a voi per quello che fate quotidianamente.